Acque nuovamente agitate al Teatro Bellini, dove dallo scorso maggio gli stipendi sono bloccati e circa 300 famiglie attendono risposta sul perché di questi ritardi. Non ce lo spieghiamo, dice Simone Paradiso, segretario aziendale SLC-CGL. Noi abbiamo sempre lavorato bene, dimostrazione ne è stata il teatro pieno per tutta la stagione. Non si riesce a capire esattamente quali siano i problemi per cui la regione non manda i fondi al teatro. Secondo fonti diciamo ufficiose pare che tutto ciò che amministrativamente il teatro doveva fare per ricevere questi fondi è stato fatto, quindi non si capisce il motivo per cui non arrivano. Fatto sta che di questa situazione stanno pagando i lavoratori. Dal teatro non vi danno risposte? In teatro non abbiamo delle risposte ufficiali in questo momento, nel senso che abbiamo praticamente fatto una richiesta di incontro con il sovrintendente, ma ancora non abbiamo avuto notizia. Per cui siamo in attesa, però è ovvio che non si può più attendere perché giustamente siamo andati in ferie praticamente senza ancora nemmeno lo stipendio di giugno. Avevamo già rinunciato magari a partire visto la crisi, ma nemmeno riuscire a pagare la rata del mutuo mi sembra veramente esagerato, visto che comunque noi il nostro lavoro l'abbiamo fatto. Secondo i sindacalisti, i fondi per il teatro previsti nel bilancio regionale, che quest'anno ammontano a 14 milioni e 500 mila euro, sono insufficienti. I sindacalisti hanno detto da subito che la cifra minima per lavorare in tranquillità è di 16 milioni 270 mila euro, quanto cioè stanziato l'anno scorso. E dopo le proteste, il governatore della regione aveva preso un impegno con i lavoratori. Rocetta, in un'intervista di qualche mese fa, in cui durante il periodo dei tagli ai fondi per il teatro, aveva assicurato che non ci sarebbero stati problemi per i lavoratori per quanto riguarda gli stipendi, ma la realtà oggi è un'altra, quindi chiediamo una presa di responsabilità da parte delle istituzioni nei confronti del nostro ente, nei confronti di tante famiglie che comunque hanno grossissimi problemi.